a tutti. Buonasera popolo della radio. Ciao anche a Lorenzo Talani, che è in regia. Una new entry di Che rimanga tra noi, in Johnny realtà Boy. Qualche volta ci sei stato, però. Ma Lorenzo Talani ci dice che la nostra ospite, l'ospite attorno quella alla quale che non ovviamente svelato. È certo, dai. Ruoterà la puntata. Io do il benvenuto ad Alessia Bergamo, Miss Trans Italia, ed è con noi in collegamento. Se la sento, la voglio salutare subito. Ciao Alessia! Ciao Alessia! Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao cara, sei carichissima, ti sentiamo. Miss Trans Italia, model, certo, e cosplay e tantissimo altro in realtà, Alessia. Esatto, faccio molti lavori. Siamo impegnati su più fronti. Questo esatto, ci accomuna, ci rende veramente simili dal punto di vista, no, della trasversalità. Esattamente. Alessia, allora, come... Allora, diciamo che il mio lavoro principale è una spogliarellista, ecco, quello lo faccio da più anni, ecco. Appunto. Sono l'unica transessuale che si spoglia nei locali notturni. Vorrei dire che anche questo ci accomuna, non posso, ma è evidente perché io non posso spogliarmi. Quindi... per quale motivo non puoi spogliare? Perché avrei lo stesso successo da Alessia, no? Beh, questo evidente. è chiaro. Cioè, Alessia, evidente. Allora, la nostra trasmissione si divide in due parti. La prima sarà un identikit di chi abbiamo con noi oggi in collegamento, anche se oggettivamente la tua fama ti precede perché sei Miss Trans Italia, e poi racconterai a noi la tua storia. Ti va? Ma certo, diciamo che nel mondo della notte, ma anche nel mondo del cosplay, sono molto conosciuta. Ma poi basta che le persone vogliono dare un volto al mio viso, basta cliccare su Facebook Alessia Bergamo o su Instagram alessia.bergamo.official, mi trovano. Benissimo, ecco. Allora diamo lo spazio ufficialmente al nostro identikit. L'identikit. Alessia Bergamo, l'abbiamo già detto, quindi Miss Trans Italia nella 2013, sbaglio Alessia? Esatto, 2013. Model, allora, cosplay e spogliarellista. E ho vinto nel 2013. Benissimo. Allora Alessia, io la prima domanda te la faccio partendo dalle ultime parole che hai pronunciato, no? Ovvero hai invitato tutti quanti ad andare su Facebook, dove c'è, come tutti noi, no, il nostro profilo, visto che parliamo di identikit. Ma ci pensavo, l'identikit non è così diverso dal profilo Facebook che noi stessi andiamo lì a strutturare per dare quella che vuole essere, per la prima volta, esatto, dai, l'idea di noi a chi ci guarda, no? A chi entra, così diciamo metaforicamente, dentro la nostra vita. Tu che idea dai di te? Che idea vuoi dare di te anche attraverso i tuoi profili social? Allora, innanzitutto i miei profili ovviamente sono per lavoro, quindi sì, si trova tutto il mio lavoro su Facebook, video, foto, locandine di spettacoli, ma anche cosplay, come ho detto, perché sono nel mondo del cosplay da tanti anni, mi chiamano come madrina. Cos'è il cosplay? Ma lo spieghiamo in esatto, sì, guarda, sarebbe stata la mia domanda in realtà. Vai. Esatto, perché non tutti sanno che cos'è il cosplay, ecco. Ultimamente, in questi anni, in Italia sta prendendo molto piede il cosplay, soprattutto nel nord Italia. Che cos'è? Una fiera dove la gente si veste tipo come i cartoni animati, con personaggi dei cartoni animati o personaggi dei film o personaggi della TV, qualsiasi personaggio, e si va in queste fiere inerenti dove ci sono bancarelle con fumetti, sì, con oggetti, con action figure, con oggetti inerenti a questo genere di cose. E quali sono le tue preferite, quelle che scegli di più? Quelle che rappresenti, allora, anzi, si può dire rappresenti quando ti vesti? I personaggi, maggiormente, sì, il personaggio dove io mi rispecchio, che maggiormente nelle fiere mi richiedono, è la Jessica Rabbit, perché è il mio personaggio. È chiaro, questo è un personaggio, tra l'altro, con una letteratura alle spalle, anche filmografica, molto interessante, anche Jessica Rabbit. Certo, perché sono 81 e 85. Ah, ecco, cosa, sei altissima. Quindi... per me è perfetto questo personaggio. Sei altissima, quindi. Bene, già riusciamo a ricomporre un po' la tua figura, no? Perché non ti avesse ancora vista e non avesse ancora avuto modo di andare sui social a vederti. Allora, Alessia, ma che bambina sei stata?
Allora, ma io ho avuto un'infanzia molto brutta, un'infanzia di merda, si può dire? Si può dire, si può dire. Qui anche rimanga tra noi, si può dire. Sì, sì, sì. Ho avuto un'infanzia veramente di merda perché ero bullizzata da tutti i miei amici di scuola, non uscivo mai di casa, facevo casa, scuola, scuola, casa, mi prendevano in giro. E quando ero a scuola ed era l'ora della ricreazione, per me era un calvario, mi chiudevo in bagno e aspettavo che suonasse di nuovo la campanella per ritornare in classe, perché in classe ero al sicuro che c'erano le maestre. Ah, quindi... invece fuori alla ricreazione mi prendevano tutti in giro. E quindi le maestre ti tutelavano, perché tu riuscivi comunque ad avere un rapporto buono con loro, no? Quando ti relazionavi con... Ma certo, ovvio, stiamo parlando della scuola elementari, quindi le maestre vedono questo ragazzino effeminato, questo ragazzino che all'epoca era un maschietto, questo ragazzino dolce e timido, e ovviamente mi proteggevano. Allora, guarda, ti dico solo una cosa. Quando c'erano le riunioni delle maestre con i genitori alle scuole elementari, le maestre lo dissero ai miei genitori: vostro figlio ha un carattere molto dolce, un ragazzo molto sensibile, un bambino molto sensibile, perché all'epoca ero maschietto. I miei questa cosa l'hanno travisata un po' male, o meglio ancora, forse non la volevano capire, pensavano che era un dono del Signore, che dovevo diventare prete, capisci? Ah, quindi figurati. Ecco. Quindi c'era da parte della tua famiglia anche uno stampo religioso, mi sembra. Sei diventata spogliarellista, insomma. L'hanno presa bene, immagino. Esatto. Senti, tu hai detto, già ci hai cominciato a far capire, no? I tuoi genitori hanno faticato a decifrare, diciamo così, le parole delle maestre, ma poi c'è stato supporto, c'è stata ostilità, com'è stato il rapporto con loro? No, ma che supporto! A 17 anni, quando decidi di dire mamma e papà voglio diventare donna, perché tu l'hai detto, allora, aspetta, facciamo un passo indietro, solo un passo indietro, Alessia, andiamo appunto per gradi, eravamo alle elementari, tu quando hai preso consapevolezza di chi eri per poi fare coming out? Da sempre. Quindi da bambino già alle elementari tu sapevi che volevi essere una donna, quindi una bambina in quel caso. Con le femminucce, io giocavo con le loro bambole, stavo sempre con le femmine perché mi rivedevo in loro, ecco, non è che ci andavo dietro perché me lo volevo fare. No, è chiaro, andavo dietro per giocare con loro e medesimarmi come loro. Quindi più crescevo e più capivo che dentro di me c'era qualcosa di diverso, fino a che arriva la pubertà, ecco, quindi adolescente, i primi film porno, e io guardavo l'uccello, non guardavo le donne, capito? E non hai pensato semplicemente di diverso, perché dobbiamo aiutare a chi ci sta sentendo, dobbiamo aiutarlo a capire qual è la differenza tra magari scoprire di essere gay semplicemente e invece scoprirsi in un corpo in un che corpo. Non ci appartiene, esatto questo, no? È cioè, Alessia, se tu guardavi appunto, facciamo un po' di chiarezza. Vai tra gay e trans c'è molta differenza. Appunto, gay sono ragazzi effeminati che rimangono maschi, che rimangono uomini, quindi gli piace l'uomo, rimangono uomini, non vogliono diventare donne. La trans invece è una che fa l'operazione con il seno, che fa una vita da donna, che prende ormoni, una terapia ormonale con il seno, perché ci sono tanti travestiti che si scambiano per trans. Ecco, questa, Alessia, è una distinzione. C'è molta differenza. Questa è una distinzione anche che tu fai fondamentale. Trans. Però nel momento in cui tu ti accingi a fare coming out, no? Decidi di dirlo ai genitori, alle persone che ti frequentano, ai tuoi compagni di classe. Adesso, se parliamo comunque di una persona di 19 anni, ai suoi amici è la stessa cosa, no? Ma che è stato un calvario. Per capirlo, io quello che ti chiedo è proprio per capire, per fare una differenza tu stessa, perché magari avrai pensato, io guardo video porno, mi piace. Subito. Sì. Ti rispondo subito, guarda, partiamo dal presupposto che la mia infanzia era giù in Sicilia, un paesino in provincia di Enna, Val Guarnera, mentalità molto chiusa. Sì. Quindi lì anche le persone divorziate, lì è uno scandalo, per farti capire. Sì, certo. Ecco. Magari adesso un po' la situazione si è un po' evoluta, ecco, si sono aperti un po' mentalmente adesso, ma 20 anni fa era una cosa veramente molto difficile, quindi ho passato l'inferno in quel paese, fino a che, come stavo dicendo prima,
me ne facevano di tutti i colori, non uscivo mai di casa perché mi prendevano in giro e non ce la facevo più, io volevo diventare donna. Lo dissi ai miei genitori, mamma e papà voglio diventare donna. Quindi tu eri sicura di voler diventare donna. A 17 anni tu già lo sapevi. Allora Alessia, noi ci fermiamo per un secondo. Molto prima, a 17 anni, lo dice ai tuoi genitori, ovviamente palesando la tua volontà di diventare donna. Restiamo qui, ci fermiamo per un secondo con un brano e torniamo con la storia di Alessia Bergamo. Qual è il mistero che tiene sotto scacco la tua ordinaria esistenza? Che rimanga tra noi. Eccoci qui, siamo ritornati a Che rimanga tra noi. Con tutte le nostre difficoltà, inclusa quella del Logos, Alessia è ancora in collegamento con noi. Non ho sbagliato appositamente il tuo cognome, Alessia Bergamo, lo ricordiamo. Esatto. Ho delle difficoltà di pronuncia. Devi scandurre. Okay. Scandurre, sì. Alessia Bergamo, ospite di Che rimanga tra noi, Miss Trans Italia 2013, model, cosplayer soprattutto. Spogliarellista, siamo partiti con il suo identikit a partire, come facciamo, no? Dall'età scolare, dalle elementari, i tormenti che iniziano sin da quel momento fino ad arrivare ovviamente ai 17 anni, quando si confida con i genitori ricevendo una bella porta in faccia, la cacciano di casa. Quando siamo qui, Alessia. Molto semplicemente si prende coscienza del sé, giusto Alessia? Avevamo spiegato quanto fosse importante effettivamente cogliere dei segnali, ovvero tu avevi scoperto non di avere un'attrazione per lo stesso sesso, ma di voler essere in un altro sesso, giusto? Non è una... Esatto, io volevo essere donna, ecco, quello era il mio obiettivo, la mia voglia. Ecco, e allora... quindi a 17 anni... Sì, sì, a 17 anni decidi... Quando mi buttarono fuori casa, ma sinceramente è stata anche un po' la mia quasi salvezza, perché sono andata a Bergamo a casa di amici e ho incominciato il mio percorso di transizione per diventare donna, perché giù in Sicilia non l'avrei mai potuto fare. Questo è molto mia. Importante, perché adesso poi te lo chiediamo anche, non è facile chiudere la porta alla propria famiglia in un'età in cui magari non si è neanche indipendenti economicamente, no? Assolutamente. E quindi andare a dormire a casa di amici, per chi magari ci sta pensando, no? Non sono accettato dai miei genitori, adesso vado via e intraprendo un percorso di transizione. Sì, ma quanto è difficile, Alessia, effettivamente intraprenderlo? Allora, è stato molto difficile perché in tasca avevo solo 1.000 euro, ecco. 4 stracci e 1.000 euro. Quindi la voglia era più forte di diventare donna, non me ne fregava niente. Quell'Italia a 17 anni non è che pensi tanto ai problemi. Certo. Ti butti via così, ecco, ti tuffi nei problemi e li affronti. Ecco, tu a chi ti sei rivolta, a chi ti sei affidata? Perché è evidente che Alessia non è che aveva bisogno di un amico qualsiasi, di un sostegno qualsiasi o di un appoggio qualsiasi, ma di persone competenti per accompagnarti in un percorso lungo e difficoltoso. Tu a chi ti sei affidata? Allora, ma a quell'età, sai, tanti anni fa non è che mi sono affidata in mano a mani sapienti, ho fatto tutto da sola, ecco, quindi è stato uno sbaglio grandissimo. Adesso che sono più grande l'ho capito, perché non si scherza con gli ormoni, che sono pillole che fanno male, ecco. Giustamente, se non si è seguiti da un medico. Ecco. Però a quell'età l'ho fatto, per fortuna non ho avuto problemi. Quindi tu sei riuscita comunque ad accedere a una terapia ormonale, perché sapevi che ma ci fosse... Ma sì, tutto a nero, ovviamente senza bisogno dal medico. Certo, ecco. Certo. Ecco, io ti chiedo una cosa però, perché me la chiedevo anche a Francesca nel preparare l'intervista. Abbiamo ragionato, abbiamo esposto anche tra di noi, no, il nostro pensiero a riguardo. Tu che hai desiderato, hai voluto, no, un corpo da donna, ti sei riferita a un modello femminile oppure ti sei trovata, come hai detto, a fare un percorso magari, sai, nemmeno troppo supportato, come hai detto, allora, per vie traverse? Allora, partiamo dal presupposto che io non è che mi sono alzata una mattina e ho detto voglio diventare donna, ma era una cosa che la curavo dentro già da ragazzino, già all'asilo, certo. Come dico, che giocavo con le bambine, giocavo con le Barbie. Sì. Io rubavo le Barbie alle mie cugine, io le loro bambole, quindi è una cosa che si sente dentro, sin da piccoli. Sì. Poi cresci e più capisci che c'è qualcosa di diverso e quindi o lo affronti
o vivi una vita di rimpianti per tutta la vita e fare una vita da maschietto e morire di rimpianti, che non è stata la mia scelta. Allora, va detto, Alessia, questo è il tuo percorso e la tua storia. In generale, il percorso di una persona trans deve affrontare diversi step, no? Quindi sicuramente una valutazione psicologica, una certificazione, una valutazione medica, la terapia ormonale e soltanto alla fine poi arriva la fase chirurgica. Queste fasi non sono tutte obbligatorie, inclusa la chirurgia ovviamente, ognuno può scegliere fino a dove arrivare, fermarsi, dove fermarsi, sì. Esatto. Ecco, tu allora, che cosa pensi? Io mi collego al discorso di prima, una vera trans fa tutto ciò che tu hai detto, invece i travestiti è una cosa diversa, che sono uomini vestiti da donna che si vestono solo la sera da donna per la discoteca e fare scena, certo. Quindi sono travestiti, che la gente se lo mette in testa, sono due cose veramente però, molto Alessia, diverse. Però Alessia, perdonami se ti fermo e ti interrompo per un secondo, non tutte le persone magari disforiche, perché però lo spieghiamo, quando la tua identità biologica non concorda differisce con la tua identità di genere si chiama disforia. Ecco, non tutte le persone disforiche vogliono necessariamente cambiare il proprio corpo, quindi certo, è possibile, assolutissimamente sì. Ci sono, quando si parla di LGBT, come anche di trans o travestito di gay, ci sono molte sfaccettature. C'è chi vuole diventare donna, c'è chi vuole rimanere nel loro corpo maschile, e sono i classici gay che si sentono bene da maschi. È una cosa molto diversa, ecco, quindi ci sono molte identità diverse nel nostro genere. Ecco. Magari c'è qualcuno che è spaventato. Ha voluto fare il cambio. Anche dall'operazione chirurgica magari, no? Vabbè, non certo. Può pensare che potrebbe... Allora, comportare. Sì. Io quando vado nei locali vengono tanti ragazzini effeminati vestiti da donna, tanti trav, sì. E mi chiedono: Alessia, ma come hai fatto? Tu sei il mio modello, io vorrei diventare come te, ma ho la famiglia, come faccio? Come faccio con il lavoro? Quindi questi sono i primi problemi: la famiglia, il lavoro, ma poi soprattutto affrontare la gente, perché la gente te ne dice di tutti i colori, sì, i primi periodi, affrontare il percorso di transizione che costa parecchio, soprattutto la chirurgia costa un botto per togliere la barba, anche tutti i peli, non è che è facile. Tu hai mantenuto la tua sessualità o l'hai cambiata? Allora, io non mi vergogno, lo dico sempre, io ho ottenuto il mio apparato genitale maschile, perché non mi sento ancora non mi sento quella voglia ancora di toglierlo, ecco. Mi sento già donna così, a modo mio mi sento già donna così. No, ma l'importante infatti è anche acquisire, no, un benessere personale, stare bene con se stessi, certo. Non è necessario. Ma io proprio... credo che tu l'hai detto bene, no? Quando hai in un certo senso elencato degli step che poi costituiscono il percorso della transizione. Cioè, ognuno si può fermare allo step che crede giusto per se stesso, è no? Cioè, è una ricerca di benessere. Sbaglio, Alessia, al di là del genere, certo, no? È una ricerca di benessere. Ognuno fa quello che vuole della propria vita. Ecco. Ognuno fa quello che vuole della propria vita, del proprio corpo, e senza fare del male a nessuno. Io l'ho fatto perché lo volevo io. Mi sono fermata a questo punto momentaneamente, perché magari fra qualche anno potrai magari, decidere anche di andare avanti. Senti Alessia, quindi... ma ti è mai capitato, tu già ci hai detto che hai fatto una cura ormonale magari non proprio seguitissima, però diciamo non hai avuto quei problemi che magari hanno avuto altri, ma tu ti sei mai chiesta, forse per raggiungere quel benessere di cui stiamo parlando, no? Mi sto facendo benessere male... Benessere anche clinico, sì, in anche questo caso, no? Esatto, sì, psicologico... mi sto facendo più male che bene, nel senso, ci hai pensato a questo? Assolutissimamente no, innanzitutto io ho fatto solo il primo periodo agli ormoni fai da te, solo il primo periodo, dopo invece sono stata seguita da un medico e da tutto, ma non mi sono mai pentita di quello che ho fatto, anzi ti dirò una cosa, quando andavo in chirurgia dal mio chirurgo, soprattutto quando ho fatto le teste, che l'ho fatto molto giovane, tipo a 20 anni, ero da sola, me lo ricordo ancora, non avevo neanche il conforto di nessuno accanto quando sono entrata nella sala operatoria. Chiaro. E io ridevo, ero felice. Il medico mi disse: sei l'unica che sta entrando in sala operatoria allegra con il sorriso.
Beh, sei sicuramente una persona questo. Molto indipendente, perché riuscire ad andarsene dalle proprie radici, no? Incluse anche quelle genitoriali, quelle del proprio territorio, cambiare completamente scenari in cui vivere e farlo da sola con 1.000 euro in tasca, di certo definisce anche, diciamo, la persona che sei, no? Che sono stata una persona con le palle, nel vero senso della parola. Esatto, il mio carattere esatto. È stato sempre molto forte, che mi ha aiutato tantissimo in questo percorso a non farmi mettere soprattutto i piedi in faccia dalla gente, a continuare il mio percorso, a fare 1.000 lavori. Per lavori onesti, attenzione. Ecco, a proposito di questo, Alessia, ci interessa molto, com'è la realtà lavorativa per una o un trans? Allora, ma ovviamente una trans, quando vai a chiedere lavoro in qualsiasi ambito, ma non ti prendono, ma neanche se ti ammazzi e ti butti per terra a piangere. Non esiste, anche a fare le pulizie, anche come lavapiatti nei ristoranti, non ti prendono. E secondo te per quale motivo? Quindi, nel senso che comunque tu giri per strada normalmente, non sei una... Ma pregiudizi sono, molti pregiudizi, loro pensano chissà che cosa farà questa nel nostro locale, poi chissà cosa farà... Tra tutti i pregiudizi, le discriminazioni che tu vivi ogni giorno, no? Quali sono quelle che ti feriscono, che pesano di più? Allora, ma sinceramente adesso niente, io non ho nessuna discriminazione adesso. Poi c'è qualcuno che non mi accetta, problemi suoi, a me non interessa. C'è qualcuno che non accetta manco me, quindi quello su quello... Non sto bene adesso sì. Non ne ho problemi, però voglio dire c'è tanta gente che fa molta discriminazione. E questo... Però esatto. Attenzione, soprattutto i ragazzi in gruppo, quando sono in gruppo offendono, prendono in giro e dicono un sacco di parolacce. Quando poi sono invece da soli, quando ci trovano da sole, dicono ti voglio un passaggio, la scusa del passaggio, perché vogliono fare le porcherie. Ecco, okay, a me preoccupa, Alessia, in realtà anche quello che riguarda il linguaggio delle istituzioni, non solo, no? La vita di tutti i giorni. Noi tra un po' di tempo, insomma tra qualche ora, ospiteremo anche il contributo, la storia di Miriam Morden, che è una transessuale di origine africana che vive a Bologna da quando era ragazzina. Ecco, Miriam è stato un uomo fino all'età di 46 anni e ha avuto dei problemi anche banalmente per un controllo della polizia, che lo ha fermato mentre era vestito da donna, aveva già cominciato la sua transizione, lo ha fermato una sera alle 3 di notte ed è stato in carcere, è stato fermato per 3 giorni per degli accertamenti e soprattutto ha pagato una cauzione di 600, cioè una multa in realtà di 600 euro per mascheramento. Ok, quindi io immagino la vita di tutti i giorni, che può essere anche la patente, il passaporto, la carta d'identità, come vado a votare. Questo che, lo faremo che con tipo l'avvocato di... certo, poco, io sì. Di questi problemi per fortuna non ne ho mai avuto. Mi hanno fermato sempre la polizia. Sì, ma soprattutto quando vado a lavorare nei locali notturni, sì, giustamente, sì. Non è che ci vado in jeans e maglietta, io ci vado con il baby doll vestita sexy, perché sono una sfogliarellista in un night club, giustamente devi mettere un vestitino sexy. Ovvio, certo, ovvio. E tante volte io mi cambio a casa e vado in macchina con il vestitino sexy e vado nel locale così, ed è capitato che mi hanno fermato i posti di blocco, carabinieri o poliziotti. Dove sta andando, mi chiedono, patente, esatto, il libretto, vedono che la macchina è tutto a posto. Dove sta andando? Io gli ho detto, io sto andando in un locale, sono una spogliarellista. Ecco, appunto. Vado a lavorare ovviamente in un locale. Il caso, ci tengo a ricordarlo per dovere di cronaca, il caso di Miriam Morden, la transessuale aveva sulla carta d'identità ancora la sua identità maschile e sì, quindi ovviamente quando è stata fermata è stato necessario questo controllo, approfondimento di identità. Alessia, io ti faccio un'altra domanda, ripartendo un po' da prima, no? Dalle difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro, e ti chiedo, quindi l'opzione del mondo dello spettacolo, dei locali notturni, dell'esibizionismo è un'opzione obbligata? Perché quello è, diciamo, l'unico canale percorribile, oppure è anche... Allora, ho capito la tua domanda, hai capito? Subito e ti rispondo. Allora, innanzitutto, all'inizio, diciamo che era la mia voglia di diventare bella, femminile e soprattutto desiderata. Bene. Facevo la cubista io la prima volta. Era una mia scelta. Quindi ci saresti comunque approdata a quel mondo? Sì. Certo, perché era la mia voglia. Quindi io non avevo, a parte che c'erano problemi a trovare altro lavoro, però non mi interessava a me fare altro lavoro. Il mio
punto fisso era diventare famosa come spogliarellista, come nel mondo della notte. Ecco, ci sono riuscita, quindi non sono stata obbligata da nessuno, è stata una mia scelta, anche se tanti invece sono obbligati a lavorare in questo mondo perché non le prendono a fare un lavoro normale, ma non è il mio caso. Alessia, grazie. Noi tra poco faremo uno spazio vocabolario di genere che sarà curato da noi e dalla nostra redazione. Io ti faccio un'ultimissima domanda, brevissima, e voglio chiederti quanto conta la cura del linguaggio oggi secondo te, quanto conta esprimersi e conoscere questo vocabolario, nuove parole che definiscono effettivamente le realtà con cui ci confrontiamo ogni giorno. Allora, queste nuove parole lì, quella che parla in corsivo, ma che vado a cagare. No. Intendo proprio conoscere termini come identità di genere, identità sessuale e tutto quello che riguarda il mondo. Sì, esattamente. In questo mondo, sì. Allora, diciamo che è molto importante perché ai tempi d'oggi, se tu vai in giro e chiedi che cosa vuol dire LGBT, non ti sanno rispondere. Appunto, ti ammiro che voi fate questa chiarezza, invitate delle trans nella vostra trasmissione perché siete avanti, perché oramai il mondo è pieno di trans, andiamo anche in televisione, io ho fatto tante trasmissioni in TV, basta vedere su YouTube, scrivere Alessia Bergamo, mi vedete dappertutto. Sì, sei ovunque, lo giuro. Quindi fate bene voi a invitare delle trans per aprire la mentalità, ma soprattutto per far conoscere questo mondo sconosciuto a tutte le altre persone. Alessia, noi non possiamo che ringraziarti tantissimo per essere stata con noi. Il merito ovviamente di aver fatto questa puntata è anche e soprattutto tuo, perché ci hai portato qui la tua storia che oggi diventerà molto lunga, molto analizzata, non soltanto la tua ma quella di tutta la comunità di transessuali in Italia e nel mondo, grazie ad Alessia Bergamo, Miss Trans Italia, model, cosplay, spogliarellista e tantissimo altro, soprattutto una persona. Ciao Alessia, grazie mille, grazie Alessia, un bacione a tutti, grazie Alessia Bergamo, grazie Alessia, la nostra ospite principale di Che Rimanga Tra Noi. Noi ce ne andiamo in una pausa musicale ricordandovi di stare con noi al 334-9229-505. Qual è il mistero che tiene sotto scacco la tua ordinaria esistenza? Che rimanga tra noi.